Buongiorno, benvenuti in un nuovo video. Finalmente si ritorna alla routine di sempre. Oggi per me è lunedì 5 settembre. Comunque abbiamo ripreso appunto la routine e sono contenta perché mi mancava tantissimo. Anche se queste vacanze devo dire che mi hanno caricata tantissimo, ci volevano proprio, anche se pochi giorni comunque ci volevano. Ci siamo portati un sacco di cose da mangiare, infatti avete visto che stamattina ho fatto colazione con il succo di mela che ci ha dato la zia di mio marito, l'ha fatto in casa. Ed era veramente buonissimo, molto molto buono. E quindi stamattina sia io che mio marito abbiamo fatto colazione con quello. Mio marito è tornato al lavoro e comunque mi avete detto di dirvi più o meno i posti dove siamo andati a mangiare a Napoli, se vi consiglio qualcosa in particolare. La domanda più che mi avete fatto maggiormente è se mi è piaciuta la pizza. Allora, abbiamo mangiato una pizza veramente spettacolare, mai mangiata in tutta la mia vita. Abbiamo preso una margherita con bufala, così per capire bene, per sentire bene il sapore, ma era veramente uno spettacolo, leggerissima, cioè è indescrivibile. Dovete proprio mangiarla a Napoli per capire la vera pizza. E anche se comunque qui ci sono tante pizzerie che la fanno bene. Ma mai come quella. Comunque, appunto, la pizza l'abbiamo mangiata. Eravamo in via dei Tribunali e l'abbiamo mangiata da Fratelli Attanasio. Quindi ve la consiglio, era buonissima. Volevamo andare anche da Sorbillo, però c'era una fila lunghissima e quindi l'abbiamo lasciato stare. Invece qui in quest'altra pizzeria siamo entrati subito, ci siamo seduti e l'abbiamo mangiata alle 3 di pomeriggio, quindi avevamo una fame che non vi dico, ma era veramente buona. Poi questa ve la dovete proprio segnare perché se andate a Napoli dovete passarci. Abbiamo mangiato la frittatina di pasta da Di Matteo, sempre in via dei Tribunali. Cioè, non vi so spiegare quanto era buona quella frittatina di pasta, era veramente eccezionale. E poi costata pochissimo, non mi ricordo se 2 euro, ma comunque i prezzi sono sempre bassi e diciamo che si mangia con poco, ecco, quando si va a Napoli. E questa proprio, se andate a Napoli dovete passare da Di Matteo, buonissima veramente. E meno male che abbiamo camminato perché abbiamo mangiato tantissimo, quindi almeno con le passeggiate che abbiamo fatto un pochettino abbiamo smaltito. E infatti da Via dei Tribunali, per chi è magari della zona e magari conoscerà, da Via dei Tribunali siamo andati a piedi fino alla fine della Via Marina, dove c'è Chalet Giro. Infatti lì abbiamo preso il babà, anche quello ve lo consiglio, cioè andate a mangiarlo lì, ma comunque sicuramente ci sono altri posti, anzi chi magari è della zona e conosce altri posti, scrivetecelo sotto nei commenti, così se in caso ritorneremo, ma sicuramente sì, perché siamo stati veramente bene, e se in caso ritorneremo almeno andremo anche in questi altri posti. Ovviamente in un pomeriggio non potevamo mangiare tantissimo, però dai, siamo veramente soddisfatti. Il babà, cioè quelli che si trovano qui, perché tante volte l'abbiamo preso con mio marito, cioè sono completamente diversi. Qui li riempiono di liquore, invece lì il liquore si sentiva veramente giusto. E per dirlo io che odio i liquori, e era veramente buono. Quindi da Chalet Giro lo fanno buonissimo. E niente, più o meno questo
abbiamo mangiato, anche perché, vi ripeto, non potevamo mangiare tantissimo. E volevo dirvi anche che da venerdì inizieranno di nuovo le video ricette sul mio canale di cucina. Per tutti i nuovi iscritti, il mio canale di cucina si chiama Una favola in cucina, lo trovate sempre qui su YouTube. E se volete andate a dare un'occhiata, se volete iscrivetevi. E mi ero fermata per il periodo estivo, però adesso ricominciamo con le ricette autunnali. Ne ho già tantissime, se in caso vi interessano potete andare a cercare la playlist con ricette autunnali e ce ne sono tantissime, dolci con le mele, ricette con la zucca, insomma c'è un po' di tutto. Comunque da venerdì ricominceremo. Allora, mi avevate chiesto di farvi vedere le immagini che ci sono nel calendario che ho preso l'altra volta, che avevo preso da Upim e giù in Calabria. Ve l'avevo fatto vedere nel penultimo video, se non sbaglio, non in quello che ho pubblicato domenica, ma in quello che ho pubblicato la settimana prima. Sì. Comunque, vi faccio vedere le immagini. Questo ovviamente è del 2023. Spero di non mettervi ansia. Vabbè, io l'ho preso perché mi è piaciuto. Diciamo che mi piace tenere il calendario qui in casa. Infatti, adesso ne ho un altro e adesso ve lo faccio vedere. Mi piace tenerli e quindi li prendo sempre, però ovviamente devono essere carini, ecco, quindi li prendo un pochettino carini. Questo l'ho pagato 12,95 euro. Di solito li prendo anche su Amazon, però ho trovato questo e quindi quest'anno per quest'anno va bene questo qui, ma comunque anche su Amazon costano più o meno sui 12 euro, perché quello che ho preso l'anno scorso più o meno ha questo prezzo. Comunque qui c'è questa pagina che volendo potete soltanto tenere questa, perché comunque ci sono tutti i mesi. Poi questo qui è gennaio. Questa è l'immagine, sono delle piante con i nomi scritti. E questo è gennaio con tutte le lingue. È fatto davvero carino. Poi febbraio abbiamo questa qui. Ci sono sempre tutti i nomi. Marzo, anche qui sono riportate delle piantine, dei fiori. Poi aprile, devo dire che la carta è abbastanza spessa, è diciamo un cartoncino. Poi abbiamo maggio, questa pianta si chiama come me. Giugno. Mi piace, almeno c'è un calendario carino, dato che mi piace metterlo e almeno abbellisce anche, ecco. Adesso comunque vi faccio vedere dove lo posiziono. Agosto è proprio carino, mi piace. Poi abbiamo settembre. Bello, ottobre mi piace anche. Poi novembre e infine dicembre, molto carino. Io quando avevo visto l'immagine del girasole, dato che i girasoli non mi piacciono, quindi lo stavo lasciando lì, poi ho visto che comunque queste qui sono le immagini riportate e quindi queste qui sono più carine. L'importante è che non ci sono girasoli, perché i girasoli proprio non mi piacciono. Questo qui è quello che ho, lo tengo qui dove ho il disimpegno. Anche questo è molto carino, sempre con queste piante così. E l'avevo preso su Amazon, pagato sempre sui 12 euro, più o meno. Comunque sono, anche questo è molto molto carino. Eccolo qui, novembre, e infine
dicembre. Allora, mi è appena suonato il corriere e mi è arrivato il caffè. Adesso vediamo se riesco ad aprirlo con una mano. No, aspettate che posi il telefono. Allora, eccolo qui. Noi prendiamo sempre il caffè Borbone e questo qui blu. Questa è intensità media, però visto che c'è sia quella più bassa e sia quella più alta, noi prendiamo di solito questa qui media ed è molto buono. Questo ve lo consiglio. Ce ne sono 100 capsule. Lo prendiamo su Amazon, non mi ricordo se l'ho detto, e costano 22 centesimi a capsula. Comunque, fatemi sapere voi quale utilizzate. E volevo chiedervi, avete già messo qualche decorazione autunnale? So che ancora siamo a inizio settembre, però io ho una voglia di decorare casa per l'autunno veramente forte. E è tornato un pochettino il caldo, quindi in questi giorni mi è diminuito un po', però non vedo l'ora, ecco. E ovviamente non è tornato il caldo di prima, però fa più caldino. Comunque, venerdì devo andare, voglio andare a vedere se trovo qualcosina. Ho scoperto un nuovo negozio che si chiama NKD perché io non lo conoscevo prima. Fatemi sapere voi se invece lo conoscete. E quindi voglio andare lì perché ho visto che l'hanno aperto da poco qui a Bologna. È un negozio dove ci sono sia cose per la casa sia vestiti. Però venerdì vado e così vediamo un attimo quello che trovo e poi per fine settembre più o meno vi metterò il video delle decorazioni autunnali come sempre, cioè uno ne ho fatto l'anno scorso perché poi il canale l'ho aperto l'anno scorso, quindi e anzi se volete vedere il video delle decorazioni autunnali dell'anno scorso magari vi lascio il link giù in descrizione. Su Instagram mi avevate detto di andare anche da Primark e da Teddy, quindi vediamo in caso farò anche un giretto lì e comunque non vedo l'ora. Allora, mi sono ricordata che dovevo consigliarvi questi biscotti che avete visto stamattina nella mia colazione. Infatti, avevo già buttato la confezione. Comunque, sono questi frollini e sono ripieni di mela. Quindi sono veramente buonissimi, buoni buoni. Sono della marca Selex e ce ne sono 300 grammi e sono costati, mi sembra, 1,49 euro se non sbaglio. Comunque sono super super buoni, quindi ve li consiglio. Io quando si avvicina l'autunno i dolci con le mele li amo, quindi quando non li faccio io in casa almeno prendo questi qui perché sono ottimi. Allora, per stasera vado a cucinare questi cappelletti al prosciutto crudo della Buitoni. Ho già messo l'acqua a bollire e adesso li faccio cuocere e poi vi faccio vedere come vado ad abbrustolirli in padella. Allora, anche voi fate come me, li mettete con la schiumarola perché ogni volta, cioè se li verso direttamente si crea un casino, schizzano dappertutto. Invece con questa almeno non faccio casino, anche gli gnocchi li metto sempre con la schiumarola. Poi vado a mettere un po' di sale. Allora, nel frattempo qui in una padella sono andata a mettere il burro, una noce di burro e poi la salvia a pezzettini.
mattini. Io utilizzo questa che la tengo congelata e qui devo mettere il basilico e la salvia, la congelo, lavo le foglie, le asciugo per bene e poi le metto qui in questa ciotolina. Diciamo che come le ho messe io si attaccano, infatti vedete che sono tutte attaccate, però io di solito la utilizzo così a pezzettini e quindi va bene. Però se invece volete, vi servono diciamo solitamente delle foglie intere e dopo che le sciacquate e le asciugate fatela congelare in un vassoio mettendo una foglia distante dall'altra, le fate congelare e poi le aggiungete nella ciotola in una ciotolina e così non si dovrebbero attaccare. Io le ho messe direttamente qui dopo che le ho asciugate leggermente. E quindi non le ho fatte congelare prima e si sono attaccate, però va bene così anche, non fa niente. Allora, i tortellini li vado a scolare leggermente al dente e li aggiungo in padella. Allora adesso vado ad abbrustolirli leggermente, alzo un pochettino la fiamma e li faccio diventare diciamo quasi croccanti, così almeno è diciamo una ricetta semplice, facilissima, si prepara veramente con poco, anche con pochi soldi perché comunque questi cappelletti sono costati mi sembra 1,99 euro, queste sono per due persone. Comunque diciamo che è un buonissimo primo. Poi prendono anche il sapore della salvia. Io la metto a pezzettini così almeno la mangiamo, perché se metto la foglia intera di solito non la mangiamo mai, si sente troppo troppo il sapore. Ed eccoli qui, pronti. Vi faccio vedere come si sono abbrustolite. Ad esempio questa si è abbrustolita molto molto bene. Comunque basta, ecco, abbrustolirli leggermente, niente di che. E vi assicuro che sono buonissimi, molto molto buoni. Sono anche super croccanti. Adesso l'impiatto e poi vado a metterci un po' di formaggio grattugiato, se volete potete metterci anche un filo d'olio. Comunque potete utilizzare anche i tortellini oppure i ravioli, insomma quello che volete. Buongiorno, allora è il giorno dopo, poi ieri mi sono dimenticata di chiudere il vlog, quindi lo chiudo oggi. I cappelletti sono venuti buonissimi, se in caso li rifarete poi fatemi sapere se vi saranno piaciuti, ovviamente. E niente, vado al Famila perché devo prendere qualcosina, giusto due cose. E stasera voglio fare i peperoni ripieni perché mi sono portata i peperoni dalla Calabria. Quelli piccoli che qui non si trovano, qui si trovano soltanto quelli grandi e quindi li voglio fare ripieni. Adesso sono le 3, quindi vado. E niente, grazie per essere stati con me. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi mando un bacione grandissimo. Se vi va, vi aspetto come sempre giù nei commenti e ci vediamo domenica con un nuovissimo video. Spero di farvi vedere magari qualche decorazione autunnale se l'acquisterò, ovviamente. Ciao!